Ok, mi sentite? Sì, mi sentite forte e chiaro, vedo dalle vostre facce che ci siete. Allora, buongiorno, mi presento rapidamente, quello è il mio vero cognome, mi chiamo davvero Attivissimo, non è un nome d'arte, faccio il giornalista informatico. Alcuni di voi mi conoscono come quello che scrive sulle scienze, altri mi conoscono come quello che tanti anni fa fu il primo a farsi rimborsare Windows da Microsoft, altri di voi magari mi conoscono come quello che fa i podcast del disinformatico alla radio televisione svizzera. Però io sono anche un appassionato di esplorazione spaziale e oggi vorrei portarvi in un luogo straordinario, uno dei laboratori più incredibili mai costruiti dall'umanità. È un lavoro di squadra, un lavoro internazionale, si chiama Stazione Spaziale Internazionale. È costata circa 200 miliardi di dollari diluiti nel giro di circa 20 anni. Là lavorano persone straordinarie e oggi vi racconto come si vive a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, perché ci andiamo, come ci si va e così via. Per scoprire anche alcuni lati poco conosciuti di questo mondo molto particolare, questa piccola bolla di umanità al di fuori della Terra. Se avete meno di 18 anni, voi non ricordate com'era il mondo prima, perché se avete meno di 18 anni avete vissuto tutta la vostra vita con degli astronauti nello spazio. È un avamposto permanentemente occupato, un luogo eccezionale che è più o meno grande come spazio abitabile, come l'interno di un aereo di linea. Immaginate un aereo di linea vuoto, diviso in stanze. Ecco, quella è la Stazione Spaziale Internazionale. Sta a circa 400 km di quota, orbita intorno alla Terra continuamente e là si trovano un numero variabile di persone di tutti i paesi, principalmente statunitensi, russi, europei, giapponesi, e lavorano insieme. Solo che, a differenza di molti altri laboratori straordinari dell'umanità, questo lo possiamo vedere tutti, non è un luogo che devi andare a visitare. Qui basta guardare verso il cielo. Se sapete come, e non è difficile grazie a internet, potete vedere la stazione spaziale passare sopra la vostra testa. Potete vedere questo laboratorio che corre nel cielo, è la seconda cosa più luminosa in cielo ed è un veicolo artificiale. Lo possiamo vedere se avete un buon telescopio, addirittura da terra in questo modo, se siete bravi. Se siete bravissimi potete addirittura fotografarlo quando passa davanti alla Luna, come fa Thierry Legault. È un luogo eccezionale, 400 km sono appena al di sopra dell'atmosfera, per cui è nel vuoto dello spazio, ma non è troppo lontana, per cui ci si può arrivare tutto sommato abbastanza facilmente. E la possiamo vedere con frequenze molto strette, per esempio consultando questi siti. La si vede da tutto il mondo, quasi. Tutta l'Europa centrale lo può vedere, tutta la fascia centrale del mondo ha la possibilità di vedere questo luogo eccezionale. E oggi abbiamo, da pochi giorni, è stato introdotto un nuovo servizio che si chiama Street View. Avete presente Street View di Google? Quello dove si va a esplorare i luoghi prima di andarci, quando va in vacanza. Adesso c'è anche la versione per la ISS e se volete potete esplorare la Stazione Spaziale Internazionale attraverso gli occhi di questo servizio eccezionale. Potete ruotare in tutte le direzioni, potete andare avanti e indietro, potete conoscere i dettagli del funzionamento di ogni singolo oggetto che vedete inquadrato e potete esplorarla spostandovi esattamente come quando andate in giro con Street View. Quindi un'occasione eccezionale per conoscere questo laboratorio che, come vedete, è un casino pazzesco. Non è il solito laboratorio ordinato con le cose tutte a posto. Si sfruttano tutte e quattro le pareti perché sei nello spazio, non c'è un sopra e un sotto, non c'è un pavimento vero e proprio. Quindi utilizzi tutto quello che vuoi. Sulla Stazione Spaziale Internazionale ci sono tantissimi ricercatori, tantissimi operatori che sono anche astronauti. Alcuni sono italiani, per esempio Samantha Cristoforetti recentemente è stata sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha stabilito quello che all'epoca era il record di permanenza femminile, 199 giorni, lei dice 200 ma non bisticciamo. Ha scritto un sito bellissimo nel quale troverete tantissime informazioni che vi spiegano come funziona questo luogo. Ma non solo è un luogo che noi possiamo vedere da terra, noi possiamo virtualmente andare nello spazio e guardare come ci vedono loro. C'è un servizio online, in streaming, voi potete guardare attraverso le telecamere che ci sono montate all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale e vedere il mondo che vi scorre sotto, davanti agli occhi. Io ho un monitor in ufficio, lo accendo, guardo, invece di guardare fuori dalla finestra, quando voglio pensare, svagarmi un po',
vedo il mondo che mi passa sotto. È bellissimo, un luogo eccezionale nel quale si fanno cose eccezionali, però bisogna arrivarci. E allora vediamo come si fa. In questo momento gli unici che possono andare alla Stazione Spaziale Internazionale sono i russi. Sono gli unici che hanno un veicolo qualificato per il volo umano, si chiama Soyuz, e questo è un decollo di una Soyuz. Corre verso lo spazio e si arriva in orbita in 8 minuti. Da fermo parti e arrivi a circa 28.000 km l'ora. È un'accelerazione eccezionale che pochissimi veicoli oggi possono fare con a bordo delle persone, come in questo caso. Ci sono tre astronauti o cosmonauti, spesso di nazionalità differenti. Il razzo viene buttato via, man mano che non servono più i vari stadi viene scartato tutto quello che non serve, alla fine questa è la vostra astronave. Se siete astronauti, questa è la vostra piccola Soyuz, un oggettino lungo circa 7 metri. Immaginate un pulmino molto piccolo, molto molto stretto. Questi sono, si sta pigiati così quando si va nello spazio, c'è pochissimo spazio per starci dentro. E è molto spartano. Se avete in mente un boiler, vuotatelo, sedetevi dentro in tre con una tuta molto pesante, poi ditemi come si sta. Si sta pigiati così. Paolo Nespoli, il nostro astronauta, sta per andare nello spazio, partirà alla fine di questo mese e dovrà stare pigiato così per, se tutto va bene, 6 ore. Se tutto va male, 2 giorni prima di arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale. Però questa è la parte fisica, cioè ci arrivi con un razzo, ma devi arrivarci anche con una competenza. Arrivarci non è facile. Non è che prendono il primo che passa. Io, per esempio, non potrei mai essere qualificato. Troppo alto, troppo magro, tipico fisico da informatico con poca massa muscolare. Stai a casa, Paolo, che è meglio. Però c'è gente che si prepara, studia, fa un percorso di carriera, come nel caso di Samantha Cristoforetti, che la prepara per andare nello spazio. Significa essere competenti e laureati in materie come ingegneria o medicina, scienze comunque. Significa anche avere una predisposizione mentale per lavorare in squadra, lavorare in ambienti difficili, perché la stazione spaziale non è un albergo, è molto scomodo. Devi sottoporti a un addestramento che dura anni. E una delle cose che mi hanno detto gli astronauti con i quali ho avuto occasione di parlare, ha detto: ma ti piace il tuo lavoro? Sì, sì, però si vola poco. Come si vola poco? Sì. Perché gran parte della vostra carriera, se doveste diventare astronauti, sarebbe passata a terra. L'occasione di andare nello spazio a fare qualche cosa è molto molto rara, quindi quando ci vai fai i salti di gioia. Per cui se incontrate Luca Parmitano, Paolo Nespoli, Samantha Cristoforetti, tutti gli astronauti, vedrete che hanno questo luccichio negli occhi, perché loro hanno visto cose che noi normalmente non potremmo vedere. Bisogna addestrarsi, bisogna imparare le lingue, bisogna parlare anche il russo oltre che l'inglese. Bisogna fare l'addestramento di sopravvivenza, perché la tua capsulina, il tuo boiler, potrebbe finire da qualche parte al di fuori delle zone di atterraggio previste e lì ti devi ingegnare, devi cavartela. Hai a disposizione degli strumenti eccezionali, impari con le tecnologie di vario genere, dalle più semplici come il simulatore del seggiolino, che è un seggiolino e basta, alla realtà virtuale che ti permette di addestrarti a andare in giro quando dovrai fare una uscita extraveicolare per fare manutenzione, assistenza e riparazione. Qui vediamo tante foto di Samantha, perché è l'ultima che è andata nello spazio fra gli italiani, e come vedete bisogna addestrarsi in mille modi diversi. Devi conoscere due tipi di tuta, quello americano e quello russo. Devi addestrarti in una gigantesca piscina, la più grande piscina del mondo, dove simuli l'assenza di peso. Devi imparare a leggere almeno a dito i manuali scritti in cirillico. E poi ci sono piccoli momenti un po' particolari come questo, che è quello in cui ti devono immergere per farti il calco. Non è che le stanno facendo questa cosa perché vogliono fare gli effetti speciali, la statuina commemorativa, l'action figure. No, semplicemente hanno bisogno di fare un calco del corpo in modo da fare il seggiolino su misura per lei. È l'unico lusso che c'è, ma non è un lusso in realtà. Serve perché altrimenti quando atterri la botta è talmente forte che se non è fatto anatomicamente su misura per te ti spacchi la schiena. Molto premurosi. Altra cosa che bisogna fare per andare nello spazio è essere in ottima forma fisica, quindi tanto, tanto esercizio.
e l'addestramento ha i suoi momenti belli. Impari a muoverti in assenza di peso. Sali su un aereo, ti fanno fare una parabola che per 20 secondi ti fa assenza di peso. Cadi insieme all'aereo, stai precipitando fondamentalmente, ma per quei 20 secondi è come se tu fossi nello spazio. Stranamente, questo movimento dell'aereo su e giù ha causato un fenomeno particolare. Il nome di questo aereo si chiama Vomit Comet, perché tutti stanno male. Ne parlavo con Samantha Cristoforetti e ho detto: guarda, forse ho la possibilità di andare a fare uno di questi voli, prendi le medicine antinausea, per l'amor del cielo prendile, perché stanno tutti male. Se ce la fai, se superi tutti questi addestramenti, sei in forma fisica, non ti succedono cose del tipo un mese prima del decollo cadi dalla bicicletta, ti rompi una caviglia e la tua carriera è bloccata, è successo, allora finalmente ti prepari e vai nello spazio con la tua tutina, che è quella che ti salverà in caso d'emergenza. Questa non è una tutina per andare fuori nello spazio, questa è una tuta pressurizzata che serve casomai quella capsulina, quel boiler smetta di essere tenuta stagna. A volte succede, e allora devi avere la tua tuta che ti salva. Qui vediamo Paolo Nespoli, questa è una foto di un paio di giorni fa in cui anche lui saluta con piacere la tuta personalizzata che potrebbe salvarlo se dovesse avere dei problemi. Speriamo di no, però è sempre, bisogna essere sempre pronti per ogni evenienza. Tutto molto serio, molto importante, c'è tanto da studiare, però c'è anche un lato frivolo. Gli astronauti sono tutti appassionati di tecnologie, di ingegneria e anche di fantascienza, per cui c'è un rito molto frequente nelle missioni spaziali: fai il poster della missione. Ti metti lì con i tuoi compagni di viaggio e fai la locandina della tua spedizione verso la Stazione Spaziale Internazionale. Questa è quella della spedizione di Samantha Cristoforetti, ispirata al manifesto della Guida Galattica per Autostoppisti. Ma ci sono diversi altri casi come questo che vedete, oppure questo. Qui non c'è bisogno che io faccia nessun segno di riconoscimento, perché tanto sapete tutti com'è, e questo è un altro dei classici. Oppure per gli appassionati di musica c'è questo. Queste sono locandine ufficiali NASA. Quindi ogni tanto qualche momento di frivolezza, se lo consentono, a volte anche troppo. Va così. Pilots of the Caribbean è un gioco di parole terribile, neanche io solitamente li faccio così brutti. Ok, siamo arrivati sulla stazione spaziale, finalmente ce l'hai fatta, la tua carriera ti ha portato a questo traguardo eccezionale, che cosa fai? Lavori tanto e la tua giornata è scandita minuto per minuto da una serie di appuntamenti. Hai un computer che ti dà la tua tabella di marcia giorno per giorno, hai un calendario che è meglio di quello di Google Calendar, continuamente aggiornato. Ti arrivano le informazioni da diversi centri di controllo e la tua giornata tipo è fatta in questo modo. Hai tutta una serie di scadenze precise. Sveglia alle 6. Per fortuna non devi fare il pendolare, perché sei già sul posto di lavoro. Esci dalla tua cuccetta, sei già in ufficio. Ti lavi, fai colazione, incontri i tuoi compagni e poi devi fare il giro via radio dei centri di controllo dei vari paesi, che ti dicono cosa c'è da fare, se ci sono dei cambiamenti durante la notte, se è rotto questo, aggiusta quello e così via. Quindi cominci a prepararti per la tua giornata. Dopodiché cominci a preparare i pezzi che ti servono per i lavori che dovrai fare. Una delle cose che si impara quando diventi astronauta è che devi essere una persona brava, non bravissima, ma brava in tante cose. Quindi devi essere un po' un giorno idraulico, l'altra volta elettricista, l'altra volta ancora meccanico. Devi saper mettere le mani un po' dappertutto. Ti prepari? Dopodiché fai il tuo turno di lavoro del mattino, nel quale devi farci stare anche 2 ore e mezza di ginnastica. Altra cosa fondamentale, sei in assenza di peso, sei nello spazio, se non fai ginnastica il tuo corpo deperisce molto in fretta. Perdi massa muscolare, ma soprattutto perdi calcio nelle ossa. Se vai nello spazio per 6 mesi e non fai ginnastica, è come se tu facessi un corso accelerato di osteoporosi. Non è il caso. Quindi devi fare 2 ore e mezza di ginnastica intensa tutti i giorni. Dopodiché finalmente arriva la pausa pranzo, fai la tua, mangi insieme agli altri se puoi, oppure mangi un boccone quando sei un po' in ritardo. Dopodiché seconda parte della giornata di lavoro, si parte alle 2, pomeriggio di lavoro, altro lì turno di attività varie secondo la tabella che ti viene fornita, la sera alle 7 incontro per aggiornare con il comandante della stazione, cosa hai fatto, cosa c'è, cosa non c'è, cosa non funziona. Ho perso una borsa di qualche cosa che non so più dov'è, aiutatemi, qualcuno sa come riparare questo oggetto e via dicendo. È un momento anche di convivialità. Si cena insieme, si fa questo debriefing serale anche con i centri di controllo a terra, dopodiché cena, relax
e se va bene riposo, si va a dormire, di solito verso le 21.30. I turni di lavoro sono organizzati in questo modo. L'orario di bordo è quello di Greenwich, quindi UTC, per convenienza di tutti. E l'altra cosa è che sono 5 giorni di lavoro e poi sabato e domenica si riposa. Quindi c'è anche del tempo libero. Solo che quando è finito il turno di lavoro non è che dici vabbè esco, vado a farmi un giro, porto a passeggio il cane. No, sei lì, bloccato. Però hai un luogo eccezionale nel quale stare. E qui possiamo vedere Paolo Nespoli che ci spiega un po' delle abitudini di bordo. Paolo Nespoli è già stato sulla Stazione Spaziale Internazionale e ha fatto un bel video nel quale mostra molto chiaramente come per esempio ci si lava a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Molti hanno questa idea un po' super figa degli astronauti, ah belli, tutti a posto, eccezionali, un po' eroici. Non c'è acqua corrente, ti devi lavare. Lo shampoo per i capelli, per esempio, è lo shampoo secco da campeggio. Te lo metti nei capelli, come farà adesso Paolo, e te lo devi far andare bene. Puoi lavarti i capelli e basta. Per il resto hai le salviettine umide per togliere il sudore della ginnastica, dell'attività giornaliera e via dicendo. E questo è il bagno, non c'è nient'altro, hai giusto le tue cose di base e te le devi fare anche durare. Un'altra cosa che manca sulla Stazione Spaziale Internazionale è la lavanderia. Non è che dici, vabbè, mi cambio tutti i giorni la biancheria intima, mi faccio la doccia. No. Quindi molti dicono, ma sulla Stazione Spaziale Internazionale come si sta? Fa, come in campeggio. Solo che c'è il bagno rotto a volte, o meglio, c'è la doccia che non funziona. Ed è non perché sono cattivi, ma semplicemente perché in assenza di peso fare una cosa come una doccia è complicatissimo, perché l'acqua va dappertutto. Qui vedete come sta lavorando per prepararsi per la rasatura. E qui fa vedere, anche dovrebbe avere anche lo shampoo. Ecco, qua c'è il dentifricio di marca, tradizionale. Altra cosa che dovete imparare a fare è inghiottire il dentifricio. Non si può sputare, almeno si preferisce di no. Ti lavi e poi te lo mandi giù. La cosa buffa è quando torni a terra ti abitui. La gente ti guarda strano e fa, ma che fai? Perché mandi giù? Ti hanno detto sempre, la mamma ti dice sempre, no, fa male, non devi farlo. Invece no, è diventata un'abitudine. Quindi queste sono le attività necessarie a bordo per l'igiene personale. Non è facile, perché ci sono dei fenomeni straordinari ed è per quello che siamo nello spazio, per quello che siamo in assenza di peso. Ecco, vediamo che Paolo intanto ha tirato fuori il suo asciugamano. Usi lo stesso asciugamano per una settimana o più. Quindi anche lì bisogna adeguarsi un po'. E questo è lo shampoo. Poi fa così, si prepara la sua dose di shampoo e si lava in questo modo, tutto lì. Ovviamente si toglie i vestiti, cosa che non sta facendo per questo video. E i vestiti te li devi tenere, quindi li rimetti su. Hai giusto un cambio per quando fai ginnastica e i vestiti normali per quando stai lì. Quindi alcuni astronauti dicono che c'è un po' di profumo a bordo, soprattutto dopo che qualcuno ha fatto ginnastica. Per fortuna, allo stesso tempo, quando sei in assenza di peso, il naso ti si tappa un po', per cui non senti molto gli odori, va così. E qui possiamo vedere, per esempio, Chris Hadfield che fa una dimostrazione di cosa succede, perché è così difficile lavarsi. Provate, guardate un po' cosa succede con l'acqua. L'acqua funziona in questo modo. Se non stai attento, va dappertutto, schizza in giro, finisce dietro i componenti elettronici o elettrici della stazione, cosa che non è gradevole. L'elettricità e l'acqua non vanno mai molto d'accordo. E soprattutto guardate cosa succede se ha, come in questo caso, un asciugamano impregnato. Prevale sulla gravità, prevale la tensione superficiale, per cui l'acqua esce dalle sue mani, dall'asciugamano, e gli si appiccica addosso alle mani come se fosse una specie di colla. È impressionante quanto, quando togli la gravità, saltano fuori altri fenomeni che normalmente sarebbero invisibili. Quindi è molto importante saper gestire l'acqua. Ci sono anche altri problemi, altri rischi. Per esempio, tagliarsi i capelli nello spazio è una sfida. Questo è Chris Cassidy, che ha deciso di fare uno scherzo a Luca Parmitano. Sapete, Luca Parmitano ha pochi capelli. Allora, ha fatto uno scherzo a Luca, anzi alla moglie di Luca. Lui si è rasato a zero, per far sembrare che lui era Luca già a bordo della stazione, così che la moglie fosse confusa. Ma non doveva partire? È già lì? Come fa? Insomma, fa lo scherzo e coglie l'occasione per far vedere come ci si taglia i capelli nello spazio. E dice, beh, con le forbici.
Non proprio, perché i capelli volerebbero via, resterebbero fluttuanti nell'aria, potrebbero finire negli occhi, potrebbero essere ingeriti, potrebbero essere intrappolati all'interno di qualche apparecchiatura, non è bello. E quindi devi rasarti i capelli e intanto usare l'aspirapolvere per aspirare tutto quello che va via dal tuo corpo. E come vedete è un aspirapolvere normale, modificato, in modo che possa funzionare. Questo è un timelapse che fa vedere come ci si rasa i capelli. Non è obbligatorio diventare pelati, per carità. Lo so che il capitano Picard di Star Trek a molti sembra il modello perfetto, però questo era semplicemente uno scherzo che ha fatto Chris Cassidy al suo amico. Ok, questa è l'igiene personale. Poi si lavora, bisogna cominciare a darsi da fare. Qui ci sono, per esempio, cose che avete anche voi qui, stampanti 3D. Se sei in rotta verso Marte e ti manca un pezzo, non è che dici aspetta, chiamo il soccorso. Devi averlo con te, non puoi portare tutto quello che ti serve come ricambi, allora fai in modo che ci siano soltanto le cose essenziali a bordo e poi ti porti la stampante 3D che stampa i pezzi che ti servono. Si fa tantissima scienza, si fa tantissima ricerca. Qui vediamo Samantha Cristoforetti e la sua compagna collega Yelena Sarova che lavorano con dei robot droni che servono per analizzare l'atmosfera a bordo della stazione spaziale e aiutare gli altri astronauti nel loro compito. Qui vedete Samantha che freneticamente prende i campioni di sangue, li mette nelle centrifughe, lavora tantissimo, si fa tanta robotica. Questo è Robonaut, che è un robot che viene comandato da terra e permette di togliere carico di lavoro agli astronauti. Questo è uno di quelli che forse ci aiuterà a esplorare gli altri pianeti. Si fa tantissima ricerca della superficie terrestre, per esempio. C'è una cupola, c'è una finestra meravigliosa e ci sono a bordo, se siete passati in fotografie, tenetevi forte, delle macchinette fotografiche mica da ridere. Con queste si possono fare cose e riprese eccezionali, come queste per esempio. Il tempo vola, per cui vi faccio vedere giusto un assaggio. Tutto questo che trovate lo trovate sul sito dell'ESA, ma puoi sorvolare in HD 4K il mondo intero, vedere cose eccezionali attraverso gli occhi degli astronauti, compresa la Luna che è lì che aspetta. Se non sei troppo impegnato a guardare fuori dal finestrino, fai ricerca. Per esempio, guardi la fisiologia umana. Questo è Alexander Gerst, un astronauta tedesco che sta misurando la deformazione degli occhi. Vai nello spazio, ti cala la vista, perché l'occhio si deforma e a volte quando torni a terra non riprende la sua forma originale. Quindi si guardano anche le funzioni polmonari, si guarda l'invecchiamento precoce della pelle. Alcuni astronauti tornano che hanno una specie di alterazione della pelle definitiva che rimane anche quando tornano sulla Terra. Si fanno tutti i test sotto sforzo, tantissimo, tantissimo lavoro di biologia. Queste attività hanno ricadute sulla nostra vita quotidiana, medicinali, procedure, strumenti sempre più compatti, sempre più leggeri, vengono sviluppati nello spazio perché là il peso e il volume costano e quindi poi li usiamo noi sulla Terra. Già oggi ci sono diversi strumenti che noi utilizziamo quotidianamente che sono basati sulle tecnologie sviluppate nello spazio. Questa è Nicole Stott, che anche lei ha partecipato a moltissimi studi di fisiologia. La fisiologia maschile e femminile, fra l'altro, reagisce in maniera differente in base a queste condizioni di assenza di peso. Per esempio, una delle cose che si è notato è che le donne sono più resistenti e consumano meno. Quindi una delle proposte semiserie è: se vogliamo andare su Marte, spendiamo molto meno se ci mandiamo un equipaggio di sole donne. Quindi donne, datevi da fare, perché i maschietti sono pesanti, respirano troppo, consumano troppo, non sono efficienti. In compenso, andare nello spazio comporta dei problemi perché perdi l'equilibrio. Quando torni, metti che arrivi su Marte o sulla Luna, sei un po' sbilanciato, hai la nausea, hai perso il tuo coordinamento. Possono esserci ci sono dei decadimenti della funzione immunitaria, per cui sei più sensibile alle infezioni. E soprattutto c'è questo spostamento dei fluidi nel corpo che è violentissimo. Quando arrivi, siccome non c'è più la gravità che ti tiene, spinge verso il basso i fluidi, ti si gonfia tutta la parte superiore. Se avete mai provato a passare un paio di minuti a testa in giù, avete un'idea di cosa significhi. Ci sono anche quelli che sono contenti perché viene il tronco da muscoloso, alle donne si alleggerisce il peso perché ovviamente il seno non è più tirato dalla forza di gravità, per cui i fluidi lo gonfiano, perché sentono anche molto più prosperose. Quindi anche questo è un punto di vista un po' particolare. Ma l'importante è capire che questa pressione dei fluidi ha anche degli effetti negativi. Per esempio, la pressione all'interno del cervello cambia
e questo può causare deformazioni permanenti del cervello. Insomma, noi umani non siamo fatti per andare nello spazio, ci possiamo andare soltanto se ci diamo veramente tanto da fare. Guardate per esempio la deformazione dell'occhio quando non c'è più la gravità e quindi l'occhio può deformarsi in maniera particolare, non hai più la possibilità di mettere a fuoco e allora devi fare tanti sforzi per compensare, devi fare ginnastica, come vedete qui ci sono tantissimi strumenti che consentono di fare ginnastica, ci sono addirittura, c'è il tapis roulant che ha delle cinghie che ti tirano verso il basso, 60 kg di cinghie ti tirano con una forza di 60 kg verso il basso in modo da sottoporre il tuo corpo al trauma di un impatto come se tu stessi correndo sulla terra in gravità. Senza questi traumi continui il corpo non genera calcio e quindi devi fare tanto esercizio. Parlando di calcio, ci sono anche dei momenti di svago nei quali sì, ci si diverte facendo attività fisica ma un po' più relax, come in questo caso. Qui ovviamente abbiamo tre appassionati di calcio che hanno deciso di fare una piccola esibizione che possiamo goderci un momento, perché in assenza di peso puoi fare cose che neanche il più grande goleador riuscirebbe a fare. E quindi cominci con le cose semplici, va bene, fin qui non è un problema, ma poi ti puoi scatenare salutando il pubblico che ti guarda da casa, le interviste con i familiari e con i media sono molto frequenti, e dopodiché puoi cominciare a sfogarti e a fare cose spettacolari, come per esempio quella che vedete qui. Non sono sempre lì a giocare, però ogni tanto qualche momento di svago ci vuole. E ogni tanto c'è anche chi gioca non solo in tre dimensioni, ma anche in maniere un po' particolari come questa. Fatelo su un campo di calcio, è dura. Seriamente però bisogna lavorare nello spazio, si va fuori, si fa attività extraveicolare, la vista quando lavori è eccezionale, hai un panorama meraviglioso. Luca Parmitano ne sa qualcosa, si è fatto dei selfie eccezionali mentre era nello spazio, come questo. Però non è tutto divertente, è un rischio. Là fuori, quel nero che ha intorno, è morte istantanea. Che cosa succede se si rompe la tuta? Non è mica una passeggiata, la passeggiata spaziale. Puoi morire per esempio perché finisce l'ossigeno, si taglia la tuta, basta, è finita. Puoi morire per esempio perché l'esposizione al sole ti può cuocere e scottare, non è anche questo molto gradevole. Puoi stare troppo all'ombra e quindi ti congeli, quindi se la tua tuta non funziona, non ti scalda, sei fregato anche lì. Se la tuta perde pressione, la pressione del tuo corpo fa gonfiare il corpo e quindi finisce un tipo pesce palla, non è molto gradevole anche questo. Là fuori, mentre sei nello spazio, ci sono i raggi cosmici, c'è la radiazione solare, non ci puoi stare a lungo perché altrimenti poi la tua tuta non ti protegge abbastanza. Il limite è intorno alle 8-10 ore, dopodiché devi tornare dentro a recuperare. Ci sono i micrometeoroidi che potrebbero bucarti da parte a parte, non puoi farci niente, la tuta trattiene, blocca quelli piccolissimi, se ti dovesse capitare un sassolino o un vecchio bullone di una sonda spaziale sovietica, sei fregato. Fa parte del mestiere, può succedere. Come è successo a Luca Parmitano, che ha rischiato addirittura di annegare nel refrigerante della sua tuta. Lo spazio è un maestro crudele, bisogna stare molto attenti, si sopravvive poco, se si guasta qualcosa a bordo della stazione hai... Se manca l'aria, per esempio, pressione improvvisamente scende a zero. Questi sono i tempi di sopravvivenza. Vi lascio leggere perché sono straordinariamente inquietanti. Fondamentalmente l'approccio degli astronauti è sì, ok, se siete pressurizzati alla stazione mi preoccupo poco, perché tanto in 30 secondi sono morto. Cosa mi preoccupo a fare? Se succede, succede. A quel punto, dopo i 30 secondi, siete già incoscienti, quindi... Però ne vale la pena, la vista è un luogo, il luogo è assolutamente straordinario. Queste sono le immagini dei russi che viaggiano nello spazio insieme al resto dell'equipaggio, hanno la loro sezione personalizzata e fanno riprese con le GoPro. Le normali GoPro le portano allo spazio, fanno i video, come vedete qui, e si divertono parecchio. Si mangia ovviamente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, qui abbiamo Luca Parmitano che potrebbe deliziarci con una caponata, ma lasciamo stare, ha detto che non è male, è gradevole, ma è tutto pre-desidratato, quindi lo devi reidratare, non è che sia proprio eccezionale. Ogni tanto ti arriva qualche carico, e lo vediamo, vediamo un po' se ce l'abbiamo qua, ti arriva ogni tanto un po' di frutta fresca. Dallo spazio, nello spazio una mela costa circa 20.000 euro come costi di trasporto.
quindi quando ti arriva goditela, non arriva molto spesso, però in compenso puoi pranzare sul soffitto, come Mary Poppins, e questo si fa molto spesso. Chiudo con la domanda che si fanno tutti, ma ok, d'accordo, ma il gabinetto, cioè quando sei nello spazio come vai al gabinetto? La risposta molto semplice, tecnica, è questa: con molta attenzione. Perché le cose che normalmente si allontanano dal vostro corpo e che normalmente cadono dal vostro corpo, non cadono. E soprattutto il gabinetto è abbastanza primitivo. Questo è il gabinetto della Soyuz, come vedete c'è un imbuto triangolare giallo per i liquidi e un secchiello per i solidi. E come dire, nello spazio l'importante è avere molta buona mira. Se non state attenti, succede il disastro. Però alla fine hai il tuo momento di svago. C'è un proiettore, un videoproiettore a bordo dell'ISS. La sera, soprattutto il sabato, c'è la serata cinema. Guardate cosa stanno guardando. Addirittura a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno fatto la serata in cui si sono guardati Gravity, che è il film ambientato a bordo della stazione. È come se, non so, sulla Nostromo avessero detto ma vediamoci un filmettino, Alien, qualcosa del genere. Ma la cosa che piace a tutti gli astronauti è andare alla cupola e contemplare lo spazio. Perché alla fine tutta questa fatica, tutta questa sofferenza è dovuta, è meritata, perché vedi cose eccezionali e fai cose eccezionali. Catturi dei veicoli spaziali, vedi il mondo come non l'ha visto nessuno, vedi l'Italia come non l'ha vista nessuno. E questa in breve è la storia di come si vive sulla Stazione Spaziale Internazionale. Paolo Nespoli, mi raccomando, 28 di luglio, parte da Baikonur, seguitelo, sarà uno spettacolo. Se avete domande, grazie. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Del talk bellissimo, meraviglioso, veramente, molto 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 bello. Senti, la mia domanda è, alla luce di tutte queste cose che hai fatto vedere, soprattutto delle problematiche del vivere poi in assenza di gravità, quanto è realistico quando Elon Musk ed altre persone dicono tra 2 anni porto i turisti nello spazio, facciamo i primi voli con persone così, normali, sì. E poi c'è gente che si allena per anni, va lì e gli esplode un occhio, cioè quanto è realistico? Beh, allora, se stiamo parlando di voli per visitare, per esempio, la Stazione Spaziale Internazionale, quindi voli orbitali intorno alla Terra, o per visitare comunque un avamposto artificiale in orbita terrestre, è abbastanza fattibile. In realtà, rispetto ai tempi eroici, per esempio, delle missioni lunari, delle missioni Apollo, l'addestramento e la forma fisica necessaria sono molto minori. Cioè, prima dovevi essere un fisico eccezionale. Adesso, per esempio, Paolo Nespoli, che è in formissima, è un sessantenne. John Glenn è andato nello spazio a 77 anni. Non è che facesse grandi cose, però è sopravvissuto perlomeno. Quindi i requisiti adesso sono sempre più bassi. Questo significa che sì, il turismo spaziale è fattibile. Ovviamente gli astronauti lo guardano un po' perplessi, i professionisti, perché dicono vieni su a far che cosa? Cioè non venirmi a fare da zavorra, perché se arrivi nello spazio ti fanno male gli occhi, non ci vedi più, ti viene da vomitare, no. Quindi ci deve essere una serie di protocolli. Tecnologicamente non è particolarmente difficile, abbiamo già avuto dei turisti, Dennis Tito e altri sono già stati nello spazio, uomini e donne, è molto caro. Elon Musk dice che con i suoi sistemi di riciclaggio e riutilizzo dei veicoli spaziali i prezzi dovrebbero scendere. È probabile che ce la faccia, sarà probabilmente un biglietto molto caro, l'addestramento sarà comunque abbastanza impegnativo, però sì, si parla seriamente, ieri a Washington si è concluso un convegno che parlava anche di turismo spaziale con tutti gli addetti ai lavori e loro lo vedono come una prossima fonte di guadagno, si finanzieranno anche con i turisti spaziali, per cui sì, se hai voglia di andarci, vacci, preparati. Ti porti gli occhiali, non c'è problema, puoi andarci anche con gli occhiali, tranquillamente. Anzi, molti astronauti poi mettono gli occhiali correttivi, per cui vai tranquillo. Abbiamo un'altra domanda? Abbiamo ancora un minutino? Non vi vedo. Ok, ecco. Un uomo che ha sicuramente una domanda. Mi raccomando.
Volevo chiedere cosa ne pensa della possibilità della collaborazione con la futura stazione Tiangong 3 della Cina. Allora, la collaborazione americana per adesso è tabù, non esiste, per motivi politici, amministrativi e burocratici. La collaborazione dell'ente spaziale europeo con la Cina invece è molto fattibile. Sono in corso diversi negoziati, diverse trattative per cercare di trovare un modo perché l'Europa diventi, come dire, quello che gode fra i due litiganti. Per cui l'Europa viaggia con i veicoli americani, viaggia con i veicoli russi e può anche ospitare a bordo della stazione spaziale cinese dei suoi esperimenti e forse degli astronauti. Quando io ho sentito che Samantha Cristoforetti, che è particolarmente brava nelle lingue, è andata in Cina per imparare il cinese, ho detto, ok, ho capito, tu vuoi a tutti i costi andare nello spazio, non importa con chi ci vuoi tornare. Si sta preparando per fare perlomeno da collegamento fra i vari enti spaziali. Per cui sì, gli europei sono ben piazzati per fare una bella collaborazione. La Cina va con molta cautela, lavora molto bene, molto prudentemente, ma ha grosse ambizioni. Una cosa che mi ha colpito molto era uno dei colloqui, hanno chiesto uno dei portavoce dell'agenzia spaziale, diceva, sì, quanta gente avete qui voi? Ma noi siamo in 500 in tutto. Ah sì, noi siamo 5.000, hanno risposto i cinesi. Quindi sono ben attrezzati. È solo una questione di finanziamento alla fine, di ricerca. Ci stanno lavorando con calma e stanno facendo cose eccezionali. Ne vedremo delle belle. L'unico problema è che la Tiangong è su un'orbita diversa, non è come in Gravity, che sono tutte belle, comode, passi dall'una all'altra, come ti cambi i calzini, non funziona così. Devi fare delle manovre orbitali impegnative. Probabilmente ci saranno delle nuove stazioni dopo la ISS, quindi 2026-2030, si dovrà decidere che cosa fare. A quel punto potranno esserci delle collaborazioni internazionali. Per il momento stiamo a vedere e l'Europa si sta piazzando molto bene. Ok, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio, lascio spazio al prossimo oratore. Spero di avervi incuriosito su questo laboratorio eccezionale che paghiamo tutti noi, ma molto meno di quel che immaginate. Per cui se volete sapere di più e sapere quanto avete speso, forse un caffè all'anno, una cosa di questo genere, andate sul sito dell'ESA, esa.int, documentatevi, scoprirete migliaia di cose eccezionali e la vostra vita sarà un po' più leggera, un po' più verso lo spazio. Grazie.